salva vite umane. Mario Adinolfi con noi, eccoci qui, eccoci qui. Ciao, buonasera. Ciao Mario. Allora, ho visto, ho letto che sei molto incazzato. Partiamo da, da Freccero questa sera, che manda grandissima cosa, secondo me, in prima serata, dopo le 21, integrale, l'ultimo tango a Parigi, con tanto di scena della sodomizzazione col burro, come sapete, è molto contestata. Grande metafora di quello che ha fatto il governo Renzi, naturalmente, quella scena, naturalmente. Allora, voglio capire perché sei incazzato, non ho capito che cosa c'è di strano. Bellissimo, al fatto che grande, Freccero, grande che Freccero faccia dirlo. Questa cosa, cioè, ormai bravo. Non ma mi pare... Ma perché è di strano, ragazzi, non è mai stato fatto in 47 anni di storia da quando è stato fatto l'ultimo tango. Una purtroppo ragione ci sarà, perché ci sarà una ragione perché, perché l'Italia turista, l'Italia bacchettona, per il servizio pubblico radio televisivo è un film non adatto, perché è ovvio che se uno torna, come sapete, dopo la vostra trasmissione, dopo la macchina, arriva a casa, si fa la cena, si mette sul divano con i figli, si mette un film e capita davanti alla sottomizzazione con burro, questa cosa è irrispettosa per perché milioni cosa di famiglie italiane. Ma scusa, evidente, a parte che si può scegliere... Ci sarà il bollino, ci sarà il bollino rosso. Fatto per mezzo secolo. Ci sarà il bollino rosso. Sono stati centinaia di direttori scemi di Rai 1, Rai 2, Rai 3 che non l'hanno mai fatto. Freccero ha bisogno di far parlare di sé. Per far parlare di sé, vuole fare ascolti, vuole fare ascolti. No, ma non solo, è un'operazione culturale, perché ascolti? Ma non credo che sarà un'operazione da ascolti folgoranti. Vi sfido a vedere domani gli ascolti domattina per capire se questa è. Però scusami Mario, io non capisco idea una cosa, a parte che c'è la possibilità col telecomando di cambiare, o comunque tutte le avvertenze per chi non vuole vedere il film. Ma questo principio del cambiare, ma il principio del cambiare è pagato intanto dalle tasse delle famiglie italiane. E dunque anche da chi lo vuole vedere. Dei principi, dei principi secondo le quali. E dunque la sodomizzazione non si può vedere. Decenni, beh no. Da decenni c'è un principio secondo cui in prima serata tu non mandi cose che sono state certo, è un capolo italiano come... che verrà proposto della versione integrale restaurata. Perché? Perché integrale restaurata? Vabbè, adesso non addentriamoci, chi se ne ma questo è il tema. Distrutto perché c'è stata esatto una censura. Perché c'è stata in che anni c'è stata la censura? Nell'Italia, quale Italia? Nell'Italia di quale... 2018, perché l'Italia del 2018 non è stato mandato in onda, Davide. Sì, però ragazzi, non è stato mandato però in onda, ragazzi, sarà un motivo, ma tu no lo sai che esiste YouPorn, esistono queste cose. No, non ma è che ci, di questo, non c'è è che ci scandalizzeremo l'ultimo tango a Parigi, però. Adesso, siccome esiste YouPorn, devo mandare YouPorn in prima. Ma no, ma certo, c'è una non è YouPorn. No, voglio dire, non è YouPorn, è una scena all'interno di un film dove quello se la incula, chi se ne frega. No, ma quello è un capolavoro del cinema, che c'entra? Conto che il popolo e la famiglia non esiste, noi abbiamo protestato solo noi, tutti quanti sono d'accordo, tutti silenti. La Rai del cambiamento della Lega e dei 5 Stelle è la Rai del cambiamento che ci propone Freccero che manda l'ultimo tanto. Ma no, noi, ma è Freccero, non è la Rai del cambiamento, ma che vuol dire? Però voglio capire, ma Di Maio non sa neanche cos'è ultimo tango a Parigi, pensa che sia il conflitto con la Francia di Macron, ma figurati se sa cos'è. Tipo Freccero e Casalino magari con le sottomizzazioni, no? No, ma adesso, non diciamo porcherie, cioè, no, aspetta, voglio capire una cosa. Secondo te c'è una specie di, perché siccome tu hai accennato, anche se non ho letto Mario, io seguo moltissimo le cose che scrive Mario, perché sono contrario a quello che dice, ma è una persona intelligente. Mario Adinolfi sostiene che c'è, su Rai 1 hanno fatto vedere il bacio gay, su Rai esatto 2 adesso c'è questa roba di mandare l'ultimo tanto a Parigi, su Rai 3 c'è il Luxury. C'è Luxury, adesso ne parliamo. Di 9 anni che fa la favola sull'uccello. No, ora, ma la favola dell'uccello non c'entra niente con l'uccello vero, hai sbagliato. La principessa che deve aspetta, poi liberata. Ci arriviamo a Luxuria, ci arriviamo. Allora, voglio dire, secondo te c'è dietro una lobby gay? Non ho capito. Beh, secondo me c'è un'operazione culturale del governo del cosiddetto cambiamento che ha fatto cose che sono state neanche immaginabili nel governo. Ma questo perché? Perché c'è una lobby gay? Perché c'è una lobby gay? Secondo me, perché sulla Rai è stata messa a mano da un centro di potere che è quello rappresentato dall'asse di Palazzo Chigi, Casalino Spadafora, sì, e quest'asse di Palazzo omosessuali, Chigi omosessuali ha interesse a costruire una cultura che è antifamilista. Io ma che antifamilista? Ma ti pare normale questo che questo asse di due per persone è un ma figuriamoci pregio nei confronti delle famiglie italiane? Ma figurati, Casalino puoi dire, ma non, cosa c'entra Casalino con la Rai? Aspetta. Senza? Non può essere compiuto senza copertura ma politica. Ma figurati, questa cosa può essere compiuta solo con copertura
politica. Ma Freccero è un uomo libero, direttore della RAI mai si è sognato di fare robe del genere. Ma figuriamoci. Allora andiamo alla questione di cosa. Per me non esiste nessuna cosa di questo tipo, e follia, anche se ci fosse, chi se ne frega. Ma non se ne frega, discutiamo almeno. Si può dire di tutto, ma la libertà di Freccero, figurati se prende ordine da qualcuno, Freccero che stava lì un anno e basta. Adesso su questo assume dei limiti, che sono limiti dettati anche dal contratto di servizio. Ma lui non prende stipendio, se ne andrà tra un anno, è lì per divertirsi e fare il suo lavoro di uomo libero, dai. Può mandare le cose non vanno bene per le famiglie alle 21 di sera. Ma che non vanno bene per le famiglie, ma dai, ma che non vanno bene per le famiglie, una scena in cui una viene inchiappettata e che non si vede niente. Ma tu non hai idea di quello che si può vedere su internet, dai. Con Viola, tua figlia, questo film. Ma mia figlia si guarda le serie su Netflix, se ne sbatte i coglioni di Rai 2 però, dell'ultimo tango a Parigi. Non la metto perché c'è l'ultimo tango a Parigi, ma per semplicemente perché non gliene frega un cazzo. Perché c'è l'ultimo tango a Parigi, perché non la mettere... preferisci non fartela spiegare da Rai 2 e da Freccero. Quando vorrai spiegherai la sodomizzazione a tua figlia in altra maniera. Ma perché, perché ti dà fastidio la sodomizzazione, tra l'altro? C'è una cosa, se ci fosse un film in cui due scoprano... È un gesto molto brutale. È un gesto brutale. Che l'ha subito, sì, ha subito le conseguenze. Ma non ho capito perché ti dà fastidio la sodomia. Assolutamente, perché dava fastidio a quella ragazza. Ma no, ma in generale ti dà fastidio la sodomia come se fosse un atto innaturale. La cosa mi fa impazzire. Che mi fa impazzire che si possa... È un atto naturale. Lascia perdere il film. La sodomia è un atto naturale. È una cosa qualsiasi che fanno migliaia e migliaia di coppie in tutta Italia, centinaia di migliaia di coppie in tutta Italia, ogni sera. Si incula, no, chiaro, no. Nessuna di queste mai è stata proposta in prima serata su Rai. No, ma però voglio dire, ma perché pensi che sia una cosa innaturale? Un caso? No, no, scusami, perché Mario, perché pensi che sia innaturale? Spiegami. Perché io ritengo che il sesso, non che la naturalità e la non naturalità l'affrontiamo in altra sede. No, no, ma te lo chiedo. Non necessita l'esplicitazione pubblica in ogni contesto possibile. L'idea che ogni cosa che ha a che d'accordo fare con il sesso oggi diventi fonte di nobilitazione intellettuale. È una scena soft, per cui rispetto. Prima la ritrovo a fare l'intellettuale a Rete 4, poi cambio canale e mi ritrovo quello che si scopre Maria Schneider a Rai 2. E tutto questo diventa una società leitmotiv obbligatorio. Anzi, metto pure sulla zanzara e mi devo sentire con i lingus, squirting, cose per vabbè, quello purtroppo, lo dico sempre anch'io. Questo, certo. A teatro mi tocca becchiarmi Siffredi. Ditemi un po', ma gli ossessionati siamo noi o siamo voi? Ritirate a vita privata, ritirate nel tuo castello. No, ragioniamo un attimo, allora sto girando un pochino voi, ma che ci avete? Allora, non è che mi fa male. Allora, io voglio capire una cosa, il culo almeno guardate mi fa male. Un attimo, insomma, scusa, io voglio capire. Sulla radio e sulla televisione, l'unica fonte di legittimazione intellettuale Abbiamo iniziato noi, almeno io. È colpa vostra, in 30 secondi. Mea culpa, deve essere pure una cosa. Mea grandissima male, culpa, cioè, come si dice, 30 secondi. Voglio capire perché la sodomia ti dà fastidio come atto. Non ho capito, lascia perdere. Vabbè, perché ti dà fastidio la sodomia come atto? Ma che mi dà fastidio? Io, a me non piace subirla, diciamo così. No, subirla no. Ma no, l'hai fatta qualche volta? Non hai mai sodomizzato una donna in vita tua? No. Grazie a Dio, Rosso. Ma come grazie a Dio? Mortale, ma ho capito, ma è una roba normale che fanno centinaia di migliaia di coppie in tutto il mondo. Terrai, questi dice a scudo, come lo consenti, insomma. No, perché? Vabbè, non l'hai fatto, vabbè. Okay. Fermi tutti là, che dopo dobbiamo andare su Luxfield. Fermi. You don't have to ask. Questo putrido luogo, caro David, come hai sentito, c'è il signore della purezza, nonché peccatore anche lui, il signor Mario Adinolfi, omnia leader, munda mundis, come diceva tutti, leader del popolo della fama. Lo sai che io voterei quasi, per, non lo so, per una sorta di follia d'annunziana, voterei per il popolo della famiglia. Non per mi stupisce fare un nulla po' di casino. Di quello che tu dici, un po' di casino. Non mi stupisce più voterei nulla. Per il popolo. Io darei il paese nelle mani del signor Adinolfi per un mesetto, sì, per capire quello che succede. Sì. Ritorniamo al Medioevo per allora, un mese. Però, fosse il capo della RAI, il programma della signora Luxuria non lo manderebbe in onda dove è presente la signora Luxuria, o sbaglio? Questo è in dubbio.
dubbio. Sì, ma io voglio capire una cosa: che male ha fatto questa signora Luxuria a andare alla RAI, tra l'altro con le famiglie consapevoli, e a spiegare semplicemente perché sì. si è sentita da ragazzina in un corpo che non gli piaceva? Un bel messaggio da dare anche ai ragazzini. Maschio, beh, messaggio adesso non esageriamo: sì, ha raccontato a quelli discriminati, a quelli che magari si sentono ha raccontato omosessuali, che a un certo punto si toglieva. Non so se hai seguito quel passaggio, caro Mario, o se ti ha fatto talmente schifo che non l'hai seguito. Quel passaggio in cui diceva che si toglieva i peli con le pinzette da bambina. Perché... Allora, nel simbolo che voterai del Popolo della Famiglia, sopra c'è scritto no gender nelle scuole. Subito scritto. Coglie al balzo. No gender nelle scuole. Ma non è che vanno i gender nelle scuole, però scusami. No, ma Mario, non ci sono gender che vanno nelle scuole. Esatto. Non esistono, sì, non ci sono. L'avete visto davanti. Cioè, ma questo è un programma televisivo di Londra una volta, non c'è gender. No, questa è una cosa che avviene tranquillamente con i corsi di questo genere che vengono fatti dentro, i corsi di affettività. Cioè tu un trans non lasceresti entrare in una scuola a dire certe cose. Davanti ai bambini di 9 anni, ragazzi. Ma non succede abitualmente, ma che dite? Ma sono le famiglie che autorizzano. Assolutamente no, i bambini hanno come punti cardinali, e io ho una figlia di 9 anni, punti cardinali dei bambini sono maschio, femmina, mamma e papà, sono i punti di orientamento. Ma che c'entra? Ma non è che cambiano idea bambini. Dopo che interviene Luxuria? Non tu è che devi prendere a 9 anni uno che va là e gli dice no guardate, non esiste, io se mi sento femmina posso essere femmina. A una bambina di 9 anni o a bambino di 9 anni. E che fai? Li convinci che possono possono mettere il dubbio in una bambina? Cosa che non è. Dici una cosa che non ha raccontato è. Quello che è successo a lui, lei, questo, cazzo che è. In aggiunta a questo, non lo puoi assolutamente fare con i soldi delle famiglie italiane, col canone radiotelevisivo. Ora, per noi dobbiamo pagare e poi beccarci pure obbligatoriamente questo tipo di servizio. Ah, peraltro, ma nessuno è obbligato. Avete chiara questa cosa? Ha fatto il 3% da scuola. Vabbè, ma chi se ne frega? Ogni volta quello? Mi dite che il meccanismo è fare ascolti. Ma no, no? Quello non è importante. La RAI non dovrebbe essere. Non è importante. Vabbè, benissimo. Ma allora, io adesso importante. Sto parlando di un'altra cosa. Beh, allora, se non è importante. Ma ha semplicemente detto che gay non si. Che gay si nasce. Ha detto che gay si nasce. Certo. Vabbè. Che trans si nasce. Tu non ci credi a questa cosa? Ma i 9 anni dobbiamo farla in classe. Ma sono le famiglie che hanno autorizzato. Lascia stare, che stai bene. Quello è uno spettacolo messo in campo. Da no, uno spettacolo, che vista, vuol dire? È uno spettacolo. Beh, le famiglie verranno autorizzate. No? È una classe vera con le famiglie che hanno detto di sì, altrimenti non ci sarebbero, non l'avrebbero la mandato. La ragione per cui il Popolo della Famiglia è sceso in campo è perché in centinaia e migliaia di classi di questo paese sono state fatte ma queste operazioni. Ma non è vero, ma si non va è vero. Dai figli, sì. Si ma non ho capito, secondo te gay non si nasce? Secondo te gay non si nasce? Secondo te gay non si nasce? Ma lascia stare, quello che io penso che secondo me gay non si nasce, questa è la mia idea. Ma non si nasce, come si diventa gay così? Per influenza di chi? No, per capire. A mio avviso il costume sta orientando molto rispetto a questa cioè, la società si gayizza. Sì. Cioè, se noi facciamo propaganda, se Luxuria interviene alla RAI, ci saranno sempre più gay. I numeri lo raccontano. Ma figuriamoci, ma ragazzi, che discorsi sono, ragazzi? I cosiddetti bambini transgender, diciamo così, che non esistono, secondo sono me. In aumento perché c'è la televisione che balla di quello, ma figuriamoci. Una percentuale pazzesca negli ultimi anni, pochissimi anni, perché la società ha detto che si può fare. Ma ed è diventato adesso uno gli viene il ghiribizzo, gli viene il ghiribizzo. Ma che numeri, dai, ma non sono, ma ancora con sti numeri, mi sembri Calenda, dai. Ma per dire, i numeri dai, sono ragionevoli da guardare, dal mio punto di vista non è un bene. Perché un bambino che dunque tu... gay non si nasce secondo te? Gay non si nasce. Ma un trans che cos'è secondo te? Un trans che cos'è? Cioè Luxuria come lo definisci tu? Questo lo vorrei capire. Se una persona non si sente a suo agio con il proprio essere, cosa che può accadere in tanti versanti, allora, l'ossessione della sessualità, una ossessione folle, ovviamente vive un problema, vive un disagio e questo è in tutto. Dunque secondo te è una persona con problemi Luxuria? Io credo che Luxuria indubitabilmente abbia vissuto decenni di problemi, ma credo che sia affermato. No, ma è una persona. È una, ma come lo definisci? È un trans? Cos'è che non ti va bene di un trans? Ma è normale che ci sia un problema se uno non si sente a suo agio. Cioè, è una persona infelice, secondo te? Sicuramente sì.
sicuramente. Ma no, magari è felicissimo, magari è felice. Cioè, non... Comunque, no, vabbè, l'ultima cosa, Mario. L'impressione di una persona felice. Un'ultima cosa per chiarire, intelligente, ma non una persona felice. Un'ultima cosa per chiarire definitivamente una roba che è uscita la settimana scorsa, perché ne abbiamo parlato tantissime volte. Tu hai invitato a, lasciamo perdere le polemiche che ci sono state, tu hai invitato a non usare il preservativo, è vero o no questa cosa? Che hai invitato a non usare il preservativo? Ma chiedo. Io sono contrario all'uso del preservativo, è noto, l'ho detto in questa trasmissione. E dunque chi si ammala, ripeto, chi si ammala è colpa sua, dici, perché non ho capito. Non ho mai detta questa cosa, io ho detto e continuo ad affermare che se il tema è le malattie, le malattie bisogna non fare sesso, fare sesso solo con un partner. Le malattie facendo sesso responsabile. Sì, cioè, c'è una contraddizione però, c'è una contraddizione. C'è una contraddizione. La contraddizione è abbastanza evidente, perché i preservativi servono a non contrarre le malattie. Ma lui dice, vabbè, se lo fai sempre con la solita, con la persona che conosci, non hai problemi. La domanda è, tra la persona che è fedele al proprio coniuge e la persona che fa sesso promiscuo, la persona è fedele al proprio coniuge e non usa il preservativo, quello che fa sesso promiscuo usa il preservativo, secondo voi chi è il soggetto più a rischio di contrazione uguale, di malattia? Uguale, tutte e due, no, tutte e due, non è, non c'è. Perché? Perché col preservativo che succede? Perché tecnicamente è noto A, che il preservativo non protegge al 100%, B, vabbè, quello, che è la promiscuità sessuale a portare alla malattia sessuale. Ho capito, ma quella non si può cambiare, non il mondo è promiscuo, il mondo è promiscuo ormai, arrenditi, il mondo... Non mi convincere a non votare Popolo della Famiglia, non mi convincere a non votare, il mondo è promiscuo, dammi l'idea che dentro il Popolo della Famiglia c'è promiscuità, che mi posso fare qualcuno fedele dentro il Popolo della Famiglia. Puoi provarci e vedere che succede, puoi provare la sfida e vedere che succede con le vostre. Saranno dentro il Popolo della Famiglia, ci saranno delle cose pazzesche, succederanno gente che scopa a destra e a manca, promiscuità pazzesca ci sarà. Prendersi qualche sfida. Abbiamo fatto l'assemblea nazionale ieri, era molto divertente. Ciao.